24. Le ultime notizie. Antonella Boralevi a Domo Sofia, nel suo nuovo romanzo, un thriller, Chiedi alla notte, Venezia è lo scenario principale in cui è ambientata la storia. Come mai ha scelto proprio Venezia? Perché Venezia è una città misteriosa, è una città che sembra di poter toccare, vedere, che non abbia più niente da nascondere, ma è come noi. Chiedi alla notte parla delle maschere, della maschera che ciascuno di noi porta addosso per farsi credere dagli altri quello che lui vuole essere creduto. E Chiedi alla notte racconta le vite che sembrano perfette, come Venezia, no? Un posto magnifico ma che nasconde qualcosa di segreto, di indicibile, queste vite di persone ricche e famose che in realtà sono vite drammatiche e in Chiedi alla notte si scopre come e perché. Come si fa ad indagare i segreti dell'anima più oscuri e descriverli in un libro? Perché io penso che ciascuno di noi possa e provi a nascondere quello che veramente sente. Credo che ciascuno di noi in qualche modo si vergogni ogni tanto di un sentimento che può essere una paura, una frustrazione, un'invidia, una gelosia, una passione. In Chiedi alla notte le prime 10 pagine sono una scena di passione totale, anima e pelle, tra un uomo e una donna, e li nasconda perché non ci vuole pensare. Ma nel momento in cui tu fai a guardarci dentro, ti salvi. Se invece fai finta e ti dimentichi, tu diventi schiavo di questo segreto. E quello che mi interessa è andare a indagare il buio che ciascuno di noi si porta dentro, perché è un buio che appunto, se non riusciamo ad affrontarlo, a poco può darsi che la vita ce lo tiri fuori. E quando ce lo tira fuori, allora sì, che succede la tragedia. La ringrazio. Grazie a voi. Mi posso chiedere? Faccio questa sera addirittura ha preparato un contributo inedito, quindi non solo presenteremo il suo ultimo romanzo Ieri alla notte, ma ha proprio creato un qualcosa che adesso vi leggerà. Quindi grazie davvero per questo pensiero, perché impreziosisce ancora di più la sua presenza qua. Grazie. Allora, intanto prima di leggervi questo vecchio che ho scritto per Domo Sofia, vorrei ringraziare il festival, il sindaco, la curatrice Cinzia che è qui che mi presenta, ma soprattutto vorrei ringraziare voi, perché io penso che non sia scontato che voi siate qui. Cioè, voi potreste fare qualunque altra cosa. Voi avete scelto di essere qui a sentire me. Cioè, mi state dedicando una che io considero tra le cose più importanti della nostra vita, che è il tempo. E quindi vi ringrazio, perché siccome io scrivo per essere letta, non scrivo per tirar fuori i miei problemi e risolverli. Poi che c'entra? Io, poi dopo spero che ne parleremo, vi dirò come scrivo e perché scrivo, ma io detesto quegli scrittori che scrivono quei libri inutili in cui si liberano di qualcosa, perché anche Proust e Tolstoi avevano una precisa idea della vita, perché se no uno non scrive se non ha qualcosa da dire, però la raccontavano insieme a una trama, insieme a una storia, insieme a dei personaggi. Quindi il mio tema è il lettore. E io non scrivo per raccontarvi una storia, questo veramente ci tengo a dirvelo. Io non voglio raccontarvi nulla. Io voglio portarvi via. Voglio portarvi via dalla vita quotidiana, dalle grane della vita quotidiana. Voglio farvi vivere un'altra vita. Voglio che quando voi tornate a casa la sera o prendete il pullman per andare da qualche parte o siete seduti su una panchina, voglio che voi siate da un'altra parte. Viviate qualcosa che altrimenti non avreste vissuto e magari diciate al marito o ai figli, magari, o alla moglie, perché io ho tanti lettori uomini, guarda, scusa,
non mi disturbare perché io ora devo leggere. Ecco, questo è quello, è la ragione per cui sono. Allora, adesso invece vi provo a condividere con voi queste riflessioni che ho fatto, perché in realtà il tema del festival è il tema di questo romanzo, non a caso sta persino nel titolo, cioè la notte. Ma mi interessava riflettere su questo tema usando appunto i parametri della filosofia, però non la filosofia come uno pensa che sia, cioè una specie di scienza astrusa. Essendo io di formazione filosofa del linguaggio, ho una passione per la filosofia, perché la filosofia è molto più conoscenza, è un metodo, cioè qualcosa che ti insegna come capire il vero. Allora, questo testo che ho scritto per voi si chiama La passione e la notte. Cos'è la notte? Vi darò una delle tante risposte possibili. La notte è una cesura, cioè un taglio. La notte taglia e separa il filo continuo della vita. Gli antichi avevano le tre parche che questo facevano di mestiere. C'era Croto, Croto vuol dire io filo, Croto filava questa tela della vita. Poi c'era l'Afesi, che era la seconda Moira, l'Afesi in greco vuol dire il destino. E poi c'era Atropo, Atropo in greco vuol dire inflessibile, senza pietà. E infatti cosa fa Atropo? Atropo taglia il filo della vita. Però vedete, la notte è qualcosa di particolare, perché la notte taglia il sipario della vita, perché quando noi dormiamo la vita quotidiana è tagliata. Però apre dentro questo taglio.